Anche ieri il tuo compagno dell'opera ha detto adesso però non bisogna calare l'attenzione, adesso è una partita molto importante, quella è la qualità. Sì, è giustissimo perché se pensiamo di andare a Novara e pensare a Novara come la squadra penultima in classifica, che sia facile, abbiamo sbagliato tutto. Però io sotto questo aspetto penso che siamo migliorati, perché dopo anche con l'Atalanta, quando andavamo dalla vittoria di Napoli, si pensava a un rilassamento, invece la prestazione è stata fatta anche con il Cesena, quindi fino adesso abbiamo sbagliato solo 3 partite, poi adesso le abbiamo sempre giocate e sono convinto che andiamo là a fare un'ottima gara perché insomma abbiamo voglia anche noi di toglierci delle soddisfazioni, siamo in una buona posizione classifica e dobbiamo avere la voglia di incrementarla e di salire ancora posizione. Ciao Paolo Rossi, è vero che sempre avrà trovato continuità, diciamo, un piano, quanto conti questo secondo te? Al di là del famoso salto di mentalità di cui tanto si è parlato, però poi dopo sul campo ci sono i giocatori che sono fatti di momenti individuali di forma, che alcuni di voi adesso stanno meglio di quanto stavano prima, e poi anche la condizione fisica. Qualcuno la scorsa settimana qui ha detto all'inizio forse non eravamo abbastanza economici. Sì, è vero, l'aspetto fisico è importante, abbiamo dimostrato sul campo che inizialmente magari eravamo un po' appesantiti, ci mancava un po' di brillantezza. Quando girano le gambe è normale che tutto diventa più facile, riesci a fare quello che sono un po' le nostre caratteristiche, nel senso di difendere bene e di partire altrettanto bene. Quando c'è la gamba, l'abbiamo dimostrato anche domenica contro una squadra che forse sotto l'aspetto fisico e atletica, una delle migliori, abbiamo tenuto il passo molto bene, ecco, quindi è un altro dato importante che sicuramente ci porteremo dietro e speriamo per lungo possibile. C'è un motivo in più nella partita di sabato che è il terreno sintetico. Allora, c'è chi dice è uguale, c'è chi dice no è diverso, c'è chi dice la palla di batte in modo diverso, io ho letto dichiarazioni di gente che ci ha giocato, tu che esperienza hai di sintetico, se hai parlato con qualcuno, quello che Ma io onestamente non ho mai giocato, cioè, abbiamo anche noi un sintetico qua di ultima generazione, infatti ci andremo quella settimana, però è diverso perché penso che sia un misto di erba naturale e sintetica quello di Novara. Sicuramente non è la stessa cosa di un campo normale, quindi anche il fatto di andare là un giorno prima ad allenarci là può risultare importante, sicuramente non deve essere un alibi. Il discorso del campo perché ogni 2 settimane ci va una squadra a giocare, altre squadre hanno fatto risultato, quindi l'importante è essere pronti mentalmente a questa piccola variazione che comunque no, secondo me non crea dei grossi disagi. 11 partite, sono quasi un terzo del campionato, si può fare, non dico un bilancio, ma un'analisi di come sta andando fino adesso, secondo te? Cioè, la sorpresa delle grandi che vanno piano, l'Inter prima il Milan, il Napoli che va come il Parma, pure facendo la Champions League, l'Udinese che perde nettamente a Parma. Ieri Girardi diceva che anche le risorse economiche si stanno un po' riequilibrando, quindi magari qualche squadra di livello del Parma può fare prendersi qualche colpo di mancato e ci viene un po' più di equilibrio. È questo. Ma Cosa vedi io, di nuovo di diverso? ma sicuramente un equilibrio in più c'è, sicuramente più equilibrio tra le squadre, non c'è più la partita scontata dove perdi, magari l'ultima incontra prima e perde di netto, ha dimostrato per le altre volte come fa, Lecce che vinceva 3-0 alla fine del primo tempo, poi ha perso, comunque sia, cioè, 3 gol al Milan li aveva fatti. E quindi penso che c'è un livellamento, ha ragione anche il Presidente, perché è normale che più soldi le piccole hanno e sicuramente li spendono per prendere giocatori magari più bravi e questo può essere anche un dato. Io credo che comunque sia questo fa bene e abbiamo anche un campionato molto equilibrato, tante squadre in pochi punti perché sicuramente aumenta l'interesse e il fascino. Poi è normale che alla lunga le squadre più forti, vedi Milan, Juve, e poi vengono fuori, ecco. Però l'importante è che da parte nostra è bello stare nel gruppone di squadre come Napoli, Genoa, che magari hanno delle risorse diverse, però insomma, è bello essere in data e guasta aperte, ecco. Quindi abbiamo incontrato in questo momento, tornando al discorso di un quasi primo bilancio, tutte le squadre più forti e abbiamo 15 punti, se andiamo a vedere forse qualcosa ci manca anche.
e questo deve essere un dato molto importante. Ora dobbiamo continuare così, non pensare che se arriva il Novara, poi il Cagliari e Lecce e Catania sono 3 punti, assolutamente, affrontarle come abbiamo fatto con le grandi squadre e sono convinto ci possa anche dare fuori delle soddisfazioni. Tornando un attimo a parlare di nuovo della difesa, domenica su 1-0 il mister ha cambiato assetto, no? È passato con la difesa 5. È stata una cosa dettata dal momento oppure avete provato una cosa che è stata sfilata? No, no, provata non l'avevamo mai provata, penso che sia stata una cosa quando ho messo il mio Guido lì dentro anche Torce, se non sbaglio, avanti attaccanti quasi puri, quindi è stata una scelta del momento del mister, tra l'altro si è rivelata giusta e non abbiamo più sofferto lì e niente, comunque sia, insomma siamo abituati un po' tutti i giocatori della carriera a cambiare quel modo, quindi non, sicuramente non ha creato scompensi, però in allenamento la difesa 3 non l'avevamo mai provata. E domenica sei stato indubbiamente tra i migliori in campo, è un messaggio, come dire, passano gli anni però sono ancora un difensore affidabile, c'è anche un messaggio per il futuro? Ma no, il futuro io mi vado al presente, nel senso sto bene fisicamente, mi sento bene e sono anche contento insomma quando arrivano le prestazioni personali positive oltre che i risultati, quindi a maggior ragione il fatto che comincio ad avere una certa età bisogna stare sempre sul pezzo, allenarsi bene, fare una vita sana per cercare di allungare il più possibile la carriera. Ecco, per voi della vecchia guardia vivere così qualche giorno di gloria come quelli che state vivendo in questi giorni grazie alla posizione di classifica, così, c'è un senso di soddisfazione? Ma soddisfazione è più da parte di tutta la squadra, non solo della vecchia guardia, perché quando vedi che fa le cose fatte bene, soprattutto in allenamento, riesce a riportarle la domenica e poi arrivano anche i risultati, penso che per uno che fa questa professione non ci può essere di meglio. Abbiamo superato quel piccolo momento di tensione dopo il Milan e da lì diciamo si è ripartiti molto bene e abbiamo fornito ottime prestazioni, ecco, quindi penso che il cammino sia questo, ma guai a fermarsi perché le gioie per le vittorie devono durare lunedì, poi dal martedì si comincia a pensare quella dopo e c'è subito un banco di prova importante che ti può far magari perdere la credibilità che si è guadagnato nei precedenti 3-4 partite, quindi sempre con la testa sul campo e insomma per fare le cose fatte bene. Grazie. Così.